Conclusa la 38esima corsa del ciclamino a Vidor, domenica 30 settembre, che ha soddisfatto tutti, organizzatori, partecipanti, grandi e piccoli. Ma allora, altamente positivo, giornata splendida, i numeri ci hanno premiato, non abbiamo ancora quelli definitivi, ma spannometricamente sono più di 1400 persone, quindi sono risultati per noi era insperato. Abbiamo portato 1400 persone in un paese che conta 3000 abitanti, quindi è una bella sfida anche organizzativa. Abbiamo fatto qualcosa di cui possiamo andare fieri noi, ma non solo noi. Noi diciamo, siamo qui, abbiamo le magliette, siamo gli organizzatori, però la vera manifestazione sono quelli che non si vedono, sono i volontari che sono stati stamattina alle 7, presidiano il percorso, presidiano i ristori, presidiano l'arrivo. E soprattutto volevo ringraziare anche le istituzioni e gli sponsor che sono stati vicini in questi frangenti. Ci hanno dato una mano che economica, ma credeteci, serviva anche quello. Quindi soddisfazione immensa per il momento. La corsa ludico-sportiva mirava, più che alle prestazioni, alla possibilità di godersi una giornata all'aria aperta, grazie anche alla proposta per il coinvolgimento delle scuole. Direi un'ottima partecipazione, non è facile portare 300 iscritti all'Istituto Comprensivo di Valdobbiadene, di cui fa parte anche Vidor, a una manifestazione di domenica. È un risultato che mi dà molta soddisfazione, grazie anche alla collaborazione delle maestre che le ho viste anche stamattina tutte quante pronte a partecipare e a portare il messaggio che muoversi fa bene. Per incentivare la partecipazione alle scuole, al termine della corsa è stato consegnato direttamente dal presidente della Banca della Marca, Claudio Sernagiotto, un contributo di 1000 euro. Confermo che è una grande partecipazione del territorio a questa manifestazione, che è importante perché lega le persone che vi fanno parte. Questo per noi come Banca della Marca è motivo di grande orgoglio, in quanto sponsorizzanti di questa manifestazione abbiamo un tessuto che risponde a questo tipo di sensibilità, vicini alle scuole, vicini ai ragazzi, per renderli più vivi col loro territorio. E adesso è il momento della firma dell'assegno. Eh sì, questo è un grande motivo d'orgoglio, come ho detto prima, perché non è un qualcosa legato a un qualcosa di astratto, ma è calato sulla persona. Questi ragazzi hanno bisogno di un accompagnamento e vivere assieme ai loro istruttori, ai loro insegnanti, magari anche ai loro genitori che partecipano e li accompagnano, e vivere questo meraviglioso territorio credo che sia impagabile. Quindi con gioia noi andiamo a dare questo contributo, che se anche è poco, però ha una grande valenza per quello che è l'aspetto e la valenza di questa manifestazione.